Hey Cooge, ben ritrovati da vostro Antralink 91 su Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Riprendiamo dallo scorso episodio, ci siamo incontrati con i giocatori o anche il capitano della squadra che appunto affronteremo su questo pianeta, o almeno così sembra, però ci vuole sfidare anche lei ad una battaglia a calcio. Le battaglie sono quegli scontri 5 contro 5. Dobbiamo mettere Falco, Lerner e Tsurugi. Ah no, devo togliere Tsurugi invece, non metterlo. Sì, la squadra è un po' incasinata, ecco. Ora va molto meglio. Mettiamolo qui. Pronti! Un'altra battaglia a calcio, non so perché. A quanto pare vogliono davvero testarci per benino. A tutte femminucce siete? Ah. Ovviamente, se vi ricordate dallo scorso episodio, loro ci possono leggere nel pensiero. E quindi siamo nei guai. Oltre che la gravità del pianeta è differente. Grazie. Ma cosa grazie? Ma come ti permetti? Cioè, no, voglio dire, va bene, grazie, però non lo fare, per favore. Sì, ha capito la traiettoria della palla. Esattamente. Vedi, lei ci legge nel pensiero, sì. Azur, sì, Azur è il potere che hanno loro per leggerci nel pensiero. Sì, vabbè, non vi saltate più di tanto, che state barando. Eccolo, infatti si è incavolato un bel po', Falco. Allora, blocchiamola e cerchiamo di andare in porta. E invece no, non è. Non è invece. Ok, la intercettiamo, ma lei è un carro armato a quanto pare. Insomma, dobbiamo perderla? Dobbiamo perderla, ovvio. What? Ok, un crossettino. La controlla bene e... Ma si stanno divertendo con noi per caso? Vabbè, sì, dai, è fatta apposta, su. Ah, sì, si stanno divertendo con noi. Ah, ma no, invece, ho capito ora. Ho capito. Ho capito quello che succede, ma non andrà mai avanti se non riusciamo a bloccarla. Se il gioco non me lo permette, non è che posso fare miracoli io, eh. Oh. Dovrei mettermi alle spalle del nemico? Pff, fai l'agguato? Si chiede perché Keenan stia ridendo. Dice è inutile. Vabbè, voi con l'Azur state vincendo, ma non è proprio tanto giusto, eh? Siete inutili allora come giocatrici se dovete vincere grazie all'Azur. Non valete nulla. Ma non c'è problema, li sconfiggerò anche se barano. Ecco, è imbattibile. Proviamo a fare le tecniche, almeno vediamo. Andiamo con questa, va. In teoria un tiretto del genere. Eh sì, 360! E vabbè, esci. Ah. Già. Non ti arrabbiare però, Arion. Musichetta. Sempre ben apprezzata ogni volta che perdi. Era molto tempo che non sentivo la musichetta della sconfitta, sapete? Hai capito? Comprendi il nostro potere? Non riesco a capire i movimenti della palla e non riesco neanche a prenderla. Oh, attenzione, arriva il vero capitano ora. Sembra che tu ti stia divertendo. Chi è? È vero capitano. È uno Zora! Beh, forse è più un pirata che uno Zora. Shirari? Hilary? I rari Ilari, ovvio, no? Sì, è molto divertente, ma mi chiedo se sia giusto mostrare le nostre abilità al nemico prima di una partita. Ma sì che va bene, se riesci a leggere il nemico puoi anche vincere, no? Sì, detta un po' così però. Inoltre è molto bello vedere la mente di un avversario prima di una partita. Questa è una specie di feticismo che hanno gli abitanti di questo pianeta, forse, leggere la mente dell'avversario. Queste persone sono spaventose, davvero.
È una specie di atmosfera viziosa. Quando mai l'ho letto io il termine vizioso? Ho dovuto andarla a cercare col traduttore perché vizioso chi l'ha letto mai? Va bene, se ne vanno. Ok, ci vediamo domani quindi con voi della Earth Eleven. Molto bene. Sono molto contento di questa notizia. I bambini della Earth Eleven sono divertenti, non vedo l'ora che arrivi domani. Noi siamo i bambini. Certo. Anche se sorridi, leggo che il tuo cuore è pieno di cattivi pensieri. Ma forse non è che leggono il pensiero, ma leggono le intenzioni del cuore, forse. Oh, questa quindi è una. Citenno. Quindi è una. È una. Un guardiano celeste. No, è quello che fa del male. Ok. Va bene, non ci mettiamo contro di te, tranne in partita. Avete visto quindi, le tecniche che si usano in partita possono anche essere usate per far del male alle persone? Ragazzi, state tutti quanti bene? Sì, grazie, Sky. Mi chiedo come facciano a leggere il nostro gioco. Nello scorso episodio ve l'hanno detto. Comunque se torniamo al Galaxy, così avremo modo di pensare e di riposarci. Molto bene. Ecco, ora sta dicendo appunto a Foreman che quello che hanno fatto prima era un modo per far esporre il nemico e riuscire a carpire il loro segreto. E ci sono riusciti a quanto pare. Però Falco è davvero arrabbiato. Andiamo al Galaxy Note allora. Ora c'è un bel discorsone. Metterò a fianco le note in modo da fare una cosa un pochino più veloce, visto che voglio fare la partita. Probabilmente le ultime raccomandazioni ha dato e ora loro stanno cercando di dire ad Arion quello che è successo veramente in partita. Sicuramente Falco ha detto qualcosa che non doveva dire. Ah, l'hanno beccato! Ah, che stai facendo qui, Trina? Perché spizzurughi? No, non. C'è qualcosa che non va con Tsurugi-kun. Qualcosa che non va? Ragazze, però, non è carino stare davanti alla stanza di una persona. Che ci fate qui? No, era solo che era preoccupata per le tue condizioni fisiche e sperava che stessi bene. Vabbè, sì, è ovvio che sta bene, no? Non lo vedi mai stato meglio in vita mia, ovviamente, no? Bravo, siete fuggite, ora non tornate più da lui. Non l'hanno colto in flagrante, quindi potrebbe ancora essere salvo. Ero di guardia, sembra che ci sia un ragazzo molto forte nella Earth Eleven. Non ti preoccupare, ti ho preparato i nuovi dati, te li trasferiamo. È un robot? Tutte le informazioni di Tsurugi sono arrivate alla tua memoria. Ah, quindi ora praticamente loro hanno copiato tutte le abilità di Tsurugi e ora sai giocare anche col suo stile? Wow. Arion conosce Victor meglio di chiunque altro, ovvero il suo modo di giocare, di fare. Quindi non devono proprio assolutamente accorgersi che è un'altra persona. Quindi prima potevamo accorgercene perché i dati erano incompleti. Hai capito? Ah, quando gli ha detto che non ha amici, che rimarrà sempre solo. Ma perché non si fida delle persone? Anche all'inizio del gioco ha detto Arion è uno di cui non ci si può fidare. Ma ha il passato. Molto bene. Ve la riassumo molto velocemente perché è abbastanza lunghetta come cosa. Falco non aveva soldi quando era piccolo e tutti quanti i suoi compagni di scuola avevano appunto delle macchinine, solo che lui non poteva permettersele e quindi era emarginato. Un giorno viene invitato ad una festa e lui dice che probabilmente non ci andrà perché deve badare ai suoi fratelli, dato che la mamma è in ospedale. E un giorno però trova appunto un biglietto della lotteria, gioca e vince la macchinetta. A questo punto lui decide di andare a questa festa e ci va con questa macchinetta e tutti quanti fanno i grandi amiconi, ah bravo Falco, di qua e di là, però in realtà
erano solo interessati alla macchinetta che aveva Falco. E da quel momento in poi lui decide che non può assolutamente fidarsi di nessuno e che gli amici non esistono. L'amicizia non esiste. Comunque sia, ragazzi, mo che mi ci ha fatto pensare JP, ha detto che vanno ad allenarsi della Black Room. Io ho fatto un po' di allenamento. Ho combattuto diverse squadre giù al fiume. Quindi il livello della squadra è salito. Non è abbastanza, ma ce la faremo. Eccola qua, la Black Room. Hanno finito l'allenamento e ora possono tornare tranquillamente a riposare. E poi ci sarà la partita. Incontriamoci alla stanza del meeting per discutere della strategia. Ma fino ad ora che avete fatto allora? Parla con Falco, vediamo un po'. Falco, posso parlarti? Dimmi pure. Ecco, il fatto è che mi era detto Yuta-kun prima delle finali. Sarebbe fratello Yuta. In italiano non mi ricordo come si chiama. Non che mi interessi più di tanto alla fine. Sarà impossibile vincere con nostro fratello e squadra. Ma perché? Forse era una bugia. Ma no, ho solo detto che la squadra, anche se era unita, però forse non era in grado di vincere al 100%. Ah, è così, eh. Ti prego di perdonare i miei fratelli. Ma sì, dai, non è proprio successo nulla di grave. Ok, ora stanno parlando del fatto che i sasariani riescono a leggere i loro movimenti e tutto il resto, ma noi vinceremo perché siamo i migliori. Dobbiamo difendere l'universo e la Terra, soprattutto. Ricordatevi, la Terra è la cosa principale. Perché senza di quella non si combina nulla. Gia Mata, praticamente loro si danno anche i nomignoli. Ma Tatagi è il suo cognome in giapponese, no? Mata. Oddio, che c'è ancora un altro ricordo? Ah, no, forse è preoccupata per la partita anche lei. O lui. Pixie non ha. È una fattina, non penso che abbia. Ok, giorno della partita, non penso abbia sesso, maschio o femmina. E vabbè, sì, praticamente stanno preparando le ultime cose. Senti, Shindo, fa come ti pare, va. Io non voglio sapere niente, vi ho solo presi perché so che avete la bestia che si deve risvegliare dentro di voi. E quindi era l'unico modo per vincere questa partita. Quindi ora andate e vincete. Non è che ha detto questo, però il senso della frase era quello. Diciamo che Ray Dark se ne lava le mani e dite fate voi, siete voi i giocatori. Però Ray Dark, ragazzi, è un grande stratega. Forse allenatore migliore di lui non c'è per quanto riguarda la strategia. È vero che ha vinto il Football Frontier per 40 anni di fila, ma non penso che abbia sempre vinto barando. Anche il nonno di Mark l'ha detto. Ha detto, guarda, Ray Dark è uno stratega incredibile. Ok, come ci arriviamo dall'altra parte? C'è una qualche leva da spostare? Perché la strada qui non è collegata. Ah, ecco. Perché non sono collegate? Che problemi avete? Non capisco perché non collegarle fin dall'inizio. Eh no, ma allora voglio scoprire anche altri pa passaggi. Che però non ci sono. Uffa. Cioè, ragazzi, se voi guardate la mappa inferiore, c'è di tutto, c'è. Però non possiamo esplorarla perché non si sa perché. Ah, ecco, mo si apre. Fate pozza, piana, cacarella. Chi ha pensato che questa cosa potesse essere divertente anche un minimo? Ma anche di poco. Non è divertente. Ah, l'ancora, forse. Guarda quanta robina, però c'è qui. Era necessario. Era necessario farlo a tutti i costi, sto pezzo di strada. Non aveva senso. Potevate risparmiarvelo. E se vi chiedete dove ho preso la chiave d'argento, era nello scorso episodio. Ah, altro puzzle. Ok. Quindi questo qui apre per là e non per di qua. Va bene. Allora facciamo così. Veniamo qui.
Ecco qua, premiamo questa che apre. Ah, sposta il passaggio. E invece no, io devo andare qua sotto ora che l'ho visto. C'è una specie di punto esclamativo. Non so cosa serva. No. Come Legend Gate, che significa? Ma tipo le pietre parallele di Nazuma Eleven Chronostones? Praticamente ci fa fare la sfida contro una squadra che abbiamo già affrontato in passato. Ci fa affrontare la Dragon Link. Ho salvato proprio perché non volevo affrontarla in questo momento, dato che non è il caso. Abbiamo altri forzieri qui. Ok. E due. Insomma, robina niente male, dai. Un po' di equipaggiamento. Oh, questo è d'oro quinto. Ok, ci siamo ragazzi, eh. Prendiamo questo qui anche. Molte tecniche, molte cose buone. Però un po' di equipaggiamento non guasta. Perfetto, siamo pronti per andare. Li ho equipaggiati un pochettino in modo da renderli un pochino più forti. E iniziamo la partita. Siamo pronti, mica tanto. L'ostaggio che scende sempre dall'alto. Ormai non è più una novità. Hanno solo aggiunto delle bolle all'immagine di prima, della stessa della prima partita. Bella affare. Con la gente già che cammina lì sopra, certamente. È tutto normale. Entriamo e affrontiamo una nuova partita. Non temo nulla. Ecco qua il nostro commentatore preferito che torna ancora una volta a tagliare il nostro pomeriggio qui nel campo, anche se in realtà è mattina, comunque sia. Loro combatteranno di pomeriggio, di notte, insomma. Ah, Falco è sempre più arrabbiato. Sì, ma basta a leggere nella mente delle persone. Ah, noi invece siamo tutti quanti puri? Tranne Temma che ha stranamente un'aura più pura di tutti quanti gli altri. Ecco qua la piratessa. Tu fai il nostro gioco e zitta, eh. Invece lei no, perché sono un guardiano celeste e quindi faccio quello che mi pare. Anche se l'unico obiettivo dei guardiani celesti è sconfiggere la Earth Eleven, ma con scarso risultato a quanto pare. Anche lei abbandonerà la partita? Mi chiedo se anche lei lo farà. Non vuole giocare? Cosa? Perché non vuole giocare? Fa come vuoi, ma perché? Beh, però non è di tutto sbagliato. Forse vuole prima. O non vuole giocare per farci perdere, oppure è una tattica per capire come gioca la squadra avversaria. Ho dovuto togliere Victor per forza. Allora metto Zana in campo. Zark, Zack. Vabbè, troppo abituato con Zanark, ragazzi, quindi mi viene normale chiamarlo Zanark. Zack, come il vero nome di Gumball. Che poi l'ha cambiato legalmente in Gumball, quindi. Pam pam param. Questa partita, ragazzi, la divido in due parti, primo tempo e secondo tempo più finale dell'episodio, perché è lungo. Mi sono già accorto che sarà un episodio molto lungo questo.
Io lo registro tutto quanto in una volta, ma voi lo vedrete in due parti. Mi dispiace, ma questa volta devo fare così. Abbiamo questi qua che hanno anche un attacco. Doppio velo. Double base. Sì. Ok, acqua di risciacquo come tecnica per rubare la palla. E il portiere che ha Aqua Blast. Scritto Aqua. Però lo stadio comunque sia è un po' a tema sasariano, perché giocano in casa ovviamente. Mai loro che vengano sulla Terra. Siamo noi che dobbiamo andare a romperci le scatole sugli altri pianeti. Mica vengono loro, certo. Sempre la Terra che si deve muovere. Si vede che per gli altri è normale ricevere visitatori, mentre per la Terra c'è degli alieni. Andiamo a intervistarli. Oppure no, ci ammazzeranno tutti. E farebbero bene, perché siamo noi gli stupidi che vanno sempre negli altri mondi. Vai, va. Guarda come rubano palla, si pareva. Manca a farla apposta. Ok, si è arrabbiato Falco. Grande Falco, di prepotenza proprio. Ti ricordi che la gravità è più alta? Captain! Oh, un passaggio che è riuscito stranamente. Non hanno letto nel cuore di Falco? Ho capito a che serve risvegliare il lato oscuro di Falco. Secondo me a non far leggere Sasariani quello che pensa. Secondo me serve a quello. Lei è innamorata del lato oscuro di Falco. Gli piacciono i suoi pensieri cattivi. Ma che donna sei? Donna, femmina. Una bambina ancora. Avrà 13-14 anni. Anche perché a Football Frontier possono partecipare solo gli adolescenti fino ai 15-16 anni, mi sembra, se non sbaglio. Infatti, quando dicono che Harley Kane ha 17 anni, è sbagliato. Nell'anime italiano dicono che ne ha 17, in realtà ne ha 15. Infatti era più grande di tutti. Sì, sì, continua a fare i tuoi giochetti, tanto prima o poi te li finisci i punti. Ah no, è invincibile. Quindi non consuma neanche i punti. Mi fa molto piacere questa cosa. Mi sembra giusta. Beh, è invincibile, è normale che non consuma punti, no? Maledetta. Niente, niente, ragazzi, lasciate perdere, dai. Sì, vabbè, quanti ne dribbla ancora? È come se sapesse quello che vogliamo fare. Certo che lo sa. Ah, però l'ha bloccato Falco. Eh sì, non riescono a leggere Falco allora. È lui l'uomo chiave della partita. Vedono solo i pensieri cattivi che ha Falco. Ma è da paura. È perfetto. Il portiere non è invincibile, quindi possiamo fargli gol volendo. Buon da trappu. Che anche loro risvegliano. Vabbè, pure noi, dai. Vai col leone, baby. Un pesciotto. Che bel pesciotto. Citazione alla sigla di Yo-Kai Watch. Ok, ci provo. Che cavolo! L'ho provato l'altra volta prima nell'allenamento. Tutti perfetti a livello 3. Ora miss. Ora sbaglio. Oh, che goduria! Che goduria! Ne vai, 1-0. Cacchio. A livello 3 prima l'ho portato Zanark durante la... Zanark, questo Zanark, Zack, durante l'allenamento. Porca miseria, Falco! Che goduria, Falco! Sì, pensieri cattivi, Falco, bravo! E vabbè, sì, una spallata gli ha dato. Dai... Ah, sta bene. Che cavolo ti ridi? Gli ha detto grazie, tu hai detto grazie, però in realtà hai un pensiero cattivo dentro di te. The darkness. L'oscurità.
Lui è un nessuno di Kingdom Hearts. Ci sono ancora i nessuni in Kingdom Hearts? Io mi sono fermato a quello per DS. Mi sono comprato i remix, ma ancora non li ho giocati. お前ら。そうさ。俺はそういうやつなんだ。だからなんだ。悪いのか。人なんて信用できるわけがない。信用したことなんて一度だってない。お前らなぜ他人が信用できる。俺はそんなお人よしじゃない。仲間思いなんかじゃない。いいやつを演じていただけさ。それが俺なんだ。瞬き早じゃなんだ。 なんか文句あんのかよ。来るよ、来るよ。壊れろ、アズル。瞬き。文句なんかないよ。え？俺、瞬きがどこかみんなを信用してないところがあるんじゃないかって思ってた。Oh, se fanno risvegliare il lato oscuro di Falco con la bontà di Temma, è fantastica sta cosa. Praticamente Falco sta dicendo che lui è cattivo, che non possono essere amici. Però Temma gli sta dicendo, ma perché? Perché non possiamo? Fino ad ora è sempre combattuto con noi. そんな理由じゃない。瞬きは自分が嫌だったんだ。ちゃんと信用したいのに、そうなれない自分が嫌だったんだよ。 本当は誰よりも人とつながって、誰よりも人を信用したいって思ってるんじゃないのか。そんなことはない。俺は悪人だ。お前たちのような爽やかぶった青春野郎どもとはわけが違う。俺は悪人なんだ。いいんじゃないですか、悪人で。は？いいと思いますよ。悪い心を持っていないものなんていません。私だって 役で演じている人物ほど善人ではありませんし。なんでなの？あいつらのアズル。ああ、乗り越えられる心を、ポポポポベリー。瞬き。それでも俺は、お前を仲間だって思う。悪い心なんて誰にだってある。だけどそれを乗り越えて、受け入れるんだ。いいとこも悪いところも、全部ひっくるめて、瞬き隼人だ。 Noi siamo amici. Matatagi Hayato. Falco Flashman. Nannano kore? Ii toko mo warui toko mo. Ore. Maji de itten no ka? Omoshirei yatsu. Captain! 俺にボールを回せ。決めてやるよ。ああ、頼んだぞ、瞬き。行かせない。アズル、を見れば、あんたの考えてることなんて。止められるもんなら、止めてみろ。<笑><笑>アクセル、fatti da parte che c'è un nuovo personaggio preferito su Inazuma Eleven. Mamma mia, ragazzi, che bestia! Bellissimo. Vabbè, però ti fa frega palla. Qualcuno che lo blocca? Mandiamo la palla a Falco, se riusciamo a bloccarla. Manco per l'anticamera del cervello. Acqua contro vento? È più quella era acqua, più quella. Questo è più altro che acqua. Anche se in realtà c'è l'elemento vento. Oh oh, passo doble. Ah, ti copio, ti rubo palla. Ciao! Trina con Orol.
La gravità qui è più alta, la gravità qui è più alta! Fermatela! No, fermatelo! Vabbè, tutti quanti femmina sembrano qua, sti pesci! In fondo è difficile distinguere un pesce maschio da uno femmina se li vedi così vicino. Era razzista come frase. No, non era razzista, dai. In fondo non esistono. Un altro animaletto risvegliate, to pure io. Tu chi risvegli? Pesciotto? Guarda un po' chi risveglio io. La volpina. Cioè, volpe, perché volpina è il cane, quindi. Ce la fai a contrastarmi? Come cavolo fai? Quanta potenza c'hai? 352. Ehi. E si è anche aumentata di livello. Ma così non te ne rimane molto, sai? Sì. E allora ditelo. No, ma dai! Come ha fatto? Konoha. Vai. Ok. Fagli un 350 minimo. Va bene, mi accontento. Perfetto, chi segna? Falco? Voglio vedere Falco che segna. Guardalo che tipo. Accidenti. Oh, cos'è? Pensieri cattivi non ti riescono a far leggere il suo cuore? Bentista! Un'emicrania ti deve venire. Sì, proteggerò la porta. Come no? Certo. Provaci mo. Il falco pellegrino! Bene, ci siamo. Ha risvegliato Hayabusa, falco. Falco risveglia il falco. Infatti sono Maiato, Hayabusa, Hayato, capito? Cavolo, 140 di potenza! Ah, ma già a livello 3 sta! What? No, ragazzi, ma dai, ma se ci supera, allora... È inutile, io non potevo superarla perché non ero abbastanza... Cioè, ci ho provato, ma non avevo altre possibilità. Né una tecnica, né altro, quindi... Lo vedremo nel secondo tempo il gol di Falco, va bene? Quindi, calmati tu, questo video termina qui, come ho detto appunto farò la partita in due parti perché è molto lungo, la cosa è molto lunga. Quindi Cuggio, questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!